diciamo, di quelli che sono stati impiegati meno finora, andrei un attimino su quella di domenica, perché credo sia anche giusto riconoscere e parlare anche un po' di quella che è stata una prestazione forse la più convincente quest'anno, o una delle più convincenti. E mi viene da dirle che insomma è stato anche un buon profeta, perché quando le chiesi se questa poteva essere la partita della svolta, lei disse: è probabile, io la sento come imminente, e in effetti così è stato. Ma è così cambiato? Poco. No, è cambiato che ci siamo trovati molto di più rispetto al recente passato davanti, dove siamo stati un po' discontinui. Poi però già nel primo tempo potevamo essere un po' più concreti, quindi sfruttare meglio alcune opportunità. Poi l'abbiamo fatto, è cambiato soltanto quello, però poi la squadra a quell'atteggiamento, mantiene gli equilibri, prende l'iniziativa, sono tutti aspetti molto importanti su cui dobbiamo continuare a lavorare, a perseverare. E poi mi auguro che insomma ci sia un miglioramento della condizione della forma da parte soprattutto di quelli davanti, che hanno, lo ripeto, secondo me un valore assoluto, perché presi uno per uno non abbiamo giocatori scadenti davanti, quindi mi auguro che si possa intraprendere un percorso più completo. Alla fine del primo tempo, dopo aver visto il risultato rispetto a quella che era stata la prova, sul profilo delle occasioni, tutto il resto, insomma, le è venuto un po' il magone, ha pensato questa finisce come tutte le altre, oppure ero fiducioso? No, ho pensato che dovevamo continuare a giocare, ad aggredire, a costruire, a tenere bene il campo, a essere perseveranti in quello che dovevamo fare, perché poi alla fine, voglio dire, i meriti vengono fuori, e quindi ho pensato soltanto a quello, all'aspetto migliorativo, alla positività della partita che stavamo facendo e non a quello che in realtà potevamo già aver concretizzato, che comunque alla fine del primo tempo avevamo perduto. Ho pensato solo all'aspetto migliorativo della situazione, ero sicuro che la squadra potesse continuare a giocare, infatti abbiamo ricominciato a giocare così come è finito il primo tempo. Poi la partita ha preso una piega un po' particolare, perché rimanendo in 10 contro 11 necessariamente abbiamo dovuto variare alcune cosettine, modificare l'assetto in campo. 10 contro 11 è, per come lo intendo io il calcio, giocare a 3 non esiste, perché concedi 50 metri di campo proprio come scelta all'avversario, quindi ci siamo messi in un modo leggermente diverso, però la squadra ha sempre cognizione di quello che fa. E poi mi auguro che riusciamo a essere più concreti e ancora più vivi sotto il profilo della compattezza, dell'equilibrio e poi della possibilità di creare opportunità. I meriti vengono fuori, ha detto prima lei. Vale solo nell'ottica di una singola partita, oppure potrebbe valere per l'intero arco della stagione questa affermazione? Vale nell'arco della singola partita, anche se il calcio a volte è un po' strano, a volte ti toglie quello che magari meritereste, però sicuramente nell'economia di un campionato la classifica alla fine esprime valori veri, quindi certo che vengono fuori i meriti. Noi continuiamo a giocare a calcio in un campionato sicuramente difficile, dove c'è tanto equilibrio in alto, secondo me, che è un campionato tosto sicuramente. Mister, in avanti crede di aver trovato l'inizio giusto con il presidente proposto Accademia, che comunque ha dato, credo, delle risposte importantissime. Forse all'inizio il dubbio tra la convivenza magari di Ciciletti e Mazzeo era legato al fatto che sono due mancini, anche se Mazzeo comunque sa giocare bene anche col piede destro, e forse poteva creare qualche difficoltà, chiamiamola così, comunque sulla parte sinistra del campo, dove più o meno lo sappiamo come gioca il suo tridente e come dovrebbero essere, insomma, le caratteristiche ideali del giocatore. Ma Mazzeo è un giocatore che non si capisce se è destro o sinistro, nel senso positivo del termine, perché a volte c'è qualcuno che non si capisce se è destro o sinistro nel senso negativo del termine, invece, quindi non è un giocatore duttile, ma non è una questione di formula, è una questione, lo ripeto, che noi abbiamo davanti giocatori di valore assoluto, ognuno di loro ha delle
caratteristiche ben definite, devono solo alzare il rendimento, un po' di positività, un po' di fiducia, è importante anche quello. Dopo dobbiamo mantenere tutti gli altri aspetti di squadra, la compattezza, gli equilibri, i ritmi, l'intensità, anche dal punto di vista fisico. Stiamo bene, concentriamoci di partita in partita su quelle che dobbiamo fare, adesso ce ne tocca un'altra. Marotta sta meglio di quanto si pensasse? Sì, Marotta domenica abbiamo tenuto un pochino, però poi in realtà fortunatamente non c'è stato problema, l'abbiamo tenuto un po' evitando i contatti fisici, però si è allenato e oggi ha voluto lui, perché per me poteva anche ricominciare domani, ma ci ha voluto, sta abbastanza bene. La doppietta di Sissé in questo contesto dove si ruola? Sissé è un giocatore che anche lui c'ha qualità, ha fatto bene complessivamente, anche se da un mesettino è un po' alle prese con un piccolo problema, qualcosa che si trascina, che dobbiamo individuare, risolvere bene, e per cui dal punto di vista del lavoro ogni tanto lo abbiamo gestito, però un giocatore che ha qualità pure lui, non è un giocatore, poi giocatori a volte bisogna avere un po' di pazienza ad aspettarli. Martina, avremo la possibilità di fare dobbiamo inseguire con assoluta determinazione, con una concentrazione feroce, inseguire la prestazione, inseguire i tre punti. È una partita che veramente è un crocevia, perché ci può dare un po' di continuità, non è che continuità di risultati non ne abbiamo avuto, ma ci deve dare un po' di continuità facendo bottino pieno, perché è importante. E poi ci dobbiamo concentrare su questa crescita, su questo atteggiamento, su questa mentalità che dobbiamo continuare a inseguire e avere voglia di migliorarci, su un rendimento ottimale sempre da parte di tutti. Grandi problemi non ne abbiamo, perché anche dal punto di vista fisico stiamo molto bene. Dopo, le partite dicono spesso questo, che noi obblighiamo gli avversari a giocare su ritmi alti e poi alla fine un po' fanno fatica a starci dietro. Anche questo è un aspetto molto importante, ed è un aspetto che manterremo sempre. È fondamentale la partita di domenica, è fondamentale perché dobbiamo dare seguito, è veramente di vitale importanza. Quindi la nostra testa, la nostra determinazione deve essere ai limiti della ferocia. La nostra serenità è sempre stata uguale. Dopo voi dovete capire che non sempre una gara piacevole, ad esempio dal punto di vista delle geometrie e dal punto di vista dell'alternare le situazioni di attacco e di difesa, dipende solo ed esclusivamente da noi. Dipende anche dall'atteggiamento dell'avversario, molto spesso. Se un avversario rinuncia totalmente diventa difficile per gli spettatori, ma noi abbiamo sempre lo stesso atteggiamento: vedere una gara piacevole. Ieri, sotto tanti punti di vista, è stata una gara piacevole, ma fino a un certo punto, per quello che mi riguarda, perché poi abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo fatto 15 minuti in cui sembravamo in 5 in campo. È chiaro che questo non può essere. Lo atteggiamento è quello. Poi, se abbiamo la bravura e non dico la fortuna di sbloccarle alcune partite contro avversari che proprio fanno dell'ostruzionismo l'arma principale, allora cambiano. Ma non dipende da quello che facciamo noi. Noi siamo sempre predisposti ad accettare il confronto, a giocare, ad aggredire e non né a speculare né a fare ostruzionismo. Quindi certe volte voi vedete delle partite che per forza di cose scadono da alcuni punti di vista in alcuni momenti, ma non sempre dipende
da quello che facciamo noi. E poi c'è sempre una lettura tattica delle cose. Noi fino adesso abbiamo sempre inseguito il gol. Parecchie, parecchie però, insomma, i nomi, serve poco. Mi aspettavo qualcosa in più, non tanto da quelli che erano reduci da problematiche che poi, insomma, a un certo punto sono calati ed è normale. Però da chi ha un'opportunità la sa cogliere poco, sì, mi aspettavo di più. Ma ognuno sceglie le proprie strade. Dopo noi siamo tenuti a fare delle analisi e quindi. Pensa che dopo la vittoria di Catania, una partita in casa contro il Martino, che ovviamente non è una bezza presa quanto temibile, possa essere l'occasione giusta per ritirare quel film anche con l'ambiente che purtroppo manca. Noi la pensiamo un po' diversamente, noi pensiamo che gli avversari sono tutti temibili, perché? Ma perché non ci sono risultati acquisiti prima di scendere in campo, dopo si acquisiscono in campo. Ho detto prima che al di là dell'avversario, queste due partite, ma una alla volta, sono fondamentali, sono importanti perché ci devono determinare un indirizzo e perché poi dopo quando. Dopo qualche partita inframmezzata da qualche pareggio, hai la possibilità e lo fai con merito di centrare i 3 punti, devi dare seguito perché lì fai un grande balzo sotto ogni punto di vista, però il nostro atteggiamento deve essere sempre quello consapevole, determinato. Ho parlato prima di feroce determinazione, chiaramente nel rispetto delle regole, ma noi dobbiamo andare a inseguire la prestazione prima di tutto, veramente con una consapevolezza e una lucidità. È una feroce come se fosse veramente una questione di vita o di morte. Parlare di calcio sembra un po' difficile, usare questi termini è un po' strano, però voglio rendere l'idea, insomma, è importante, molto importante. Lunedì scorso ho avuto modo di fare un'intervista al Presidente, non so se ha avuto modo di leggere alcuni passaggi, c'erano due in particolare passaggi che mi premeva se, che lei commentasse. Uno è quello dove lui dice finalmente ho rivisto il Benevento di Auteri, la squadra a Catania mi ha entusiasmato, mi è piaciuta tanto e questo è un segnale chiaro del fatto che Auteri è a capo comunque, è il perno del nostro progetto e allo stesso tempo abbiamo dotato la squadra dei mezzi per fare un buon campionato. E l'altro passaggio invece era quello sulle questioni del mercato, che inevitabilmente insomma, avvicinandosi a gennaio sono comunque all'ordine del giorno. Sempre il Presidente sottolineava, abbiamo già cominciato a parlarne, è chiaro che se ci sono dei rinforzi che devono arrivare, la società è disponibile, chiaramente la situazione finanziaria è quella che è, ovviamente abbiamo avuto dei problemi con gli sponsor, con il calo diciamo, degli spettatori, quindi delle previsioni di incasso non sono arrivate, però allo stesso tempo, insomma, siamo stati chiari, sappiamo che siamo disponibili a fare degli interventi. Auteri sa bene però che necessariamente se qualche giocatore deve entrare, necessariamente c'è qualcun altro che dovrà uscire, starà all'allenatore segnalarci quelli che non sono in uscita. Mi faceva piacere se lei potesse un attimo commentare queste due considerazioni per capire anche come un attimo se già sta lavorando. Ma sicuramente al termine di queste due partite, appena ci fermeremo un po' per la pausa natalizia, come tutte le squadre e tutte le società, in tutte le categorie occorrerà fare delle riflessioni. Io queste riflessioni le faccio sul quotidiano e mi baso sul passato, sul recente passato, sul presente, sull'attualità. In base a questo si programma anche quello che è il futuro, le riflessioni si fanno, quindi ci fermeremo e valuteremo sicuramente nei limiti e nel rispetto del budget societario, di quelli che sono gli indirizzi economici della società su cui noi ci dobbiamo attenere. Avremo voglia sicuramente di migliorarci e di andare eventualmente a inseguire degli obiettivi che possono essere giocatori confacenti al nostro progetto. Poi chi ha avuto le possibilità, le opportunità, non le ha sapute cogliere. O magari ha bisogno di fare altre scelte per trovare maggiori motivazioni, se magari noi non riusciamo a dargliele o da solo non riesce a farle. Ma se ci potrà essere anche qualche sorpresa da questo punto di vista?
No, no, non credo, noi terremo tutti quelli che sono i giocatori confacenti al nostro progetto, poi parleremo e discuteremo, ma questo farà due partite ora, è un po'... No, no, io dicevo solo se sicuramente, penso che ci possa essere qualche sorpresa. Senza sicuramente abbiamo l'obiettivo e la voglia di migliorarci, quello che magari abbiamo fatto poco quest'estate perché c'è stato un passaggio societario e perché ci siamo seduti poco nella costruzione della squadra, per i motivi che conoscete. Cercheremo di farlo con delle riflessioni un po' più profonde, ma l'obiettivo è quello di migliorarci. Però pensiamo a queste due partite che è la cosa più importante o più immediata. Va bene. L'ultima, questa è una curiosità, ieri così come a Catania tra i convocati non c'è stata, non c'era Porcaro. No, ma Porcaro ha un piccolo problema fisico, se no avrebbe giocato, piccolissimo, sta risolvendo, purtroppo gli è capitato nel momento in cui... Certo. Ministro, un'ultima cosa, un po' simpatico, lei è scaramantico? Ma non più di tanto, a volte sì, dipende dai momenti, a volte sì, a volte no. Me l'hanno data e io l'ho indossata. Poi mi sono dimenticato la cravatta, adesso lei mi sta mettendo allo scoperto, stavo pensando non la metto più la cravatta, ma invece la metterò. Ma era giusto un pensiero che stavo facendo, la metto, non l'ho messa la cravatta. Oggi, in questo momento penso così, non la metto, seguo la scaramanzia, magari domani penso il contrario, non la metto, che vuoi che sia. Non si vince o si perde una partita per una cravatta. Ci sono altre cose più importanti, io penso. Porca, ma se mi arrabbio mi strozzo, quello è brutto. C'è la Mazzari che si spogliava in panchina. Come? C'è la Mazzari che si spogliava in panchina. È capitato anche a me qualche volta. Grazie. Grazie a lei. Ciao, Presidente.